Cari amici, siamo Max e Laura, ciao! Ciao a tutti e oggi iniziamo un nuovo progetto. Vogliamo leggere insieme a voi questa famosa opera di Baricco, Seta. La leggeremo in parte in italiano e la Laura la leggerà invece in inglese. Sì. Così chi avrà modo di migliorare, chi avrà voglia di migliorare l'italiano potrà farlo grazie a Max e chi avrà voglia di imparare qualche parola in più in inglese o migliorare il suo inglese potrà farlo tramite me. Speriamo che questo progetto vi piaccia e incominciamo, esatto. Quindi inizio io, leggerò il primo capitolo in italiano. Benché suo padre avesse immaginato per lui un brillante avvenire nell'esercito, Hervé Jeancourt aveva finito per guadagnarsi da vivere con un mestiere insolito, cui non era estraneo, per singolare ironia, un tratto a tal punto amabile da tradire una vaga intonazione femminile. Per vivere, Hervé Jeancourt comprava e vendeva bachi da seta. Era il 1861. Flaubert stava scrivendo Salambò. L'illuminazione elettrica era ancora un'ipotesi e Abramo Lincoln, dall'altra parte dell'oceano, stava combattendo una guerra di cui non avrebbe mai visto la fine. Hervé Jeancourt aveva 32 anni. Comprava e vendeva bachi da seta. Chapter 2. To be precise, Hervé Jeancourt bought and sold silkworms when the silkworms consisted of tiny eggs, yellow, a grey in colour, motionless and apparently dead. Merely in the palm of your hand you could hold thousands of them. It's what is meant by having a fortune in your hand. In early May the eggs opened, freeing a worm that after 30 days of frantic feeding on mulberry leaves shot itself up again in a cocoon and then, 2 weeks later, escaped for good, leaving behind a patrimony that in silk came to 1,000 yards of rough thread and in money a substantial number of French francs. Assuming that everything happened according to the rules and, as in the case of Hervé Jeancourt, in the region of southern France. La Ville Dieu was the name of the town where Hervé Jeancourt lived. Hélène, that of his wife. They had no children. Capitolo terzo. Per evitare i danni delle epidemie che sempre più spesso affliggevano gli allevamenti europei, Hervé Jeancourt si spingeva ad acquistare le uova di Baco oltre il Mediterraneo, in Siria e in Egitto. In ciò dimorava il tratto più squisitamente avventuroso del suo lavoro. Ogni anno, ai primi di gennaio, partiva. Attraversava 1600 miglia di mare e 800 km di terra. Sceglieva le uova, trattava sul prezzo, le acquistava. Poi si voltava, attraversava 800 km di terra e 1600 miglia di mare e rientrava alla Ville Dieu. Di solito la prima domenica di aprile, di solito in tempo per la messa grande. Lavorava ancora 2 settimane per confezionare le uova e venderle. Poi il resto dell'anno riposava. Chapter 4. What's Africa like? They asked. Wary. He had a big house outside the town and a small workshop in the center, just opposite the abandoned house of Jean Babek. Jean Babek decided one day that he would never speak again. He kept his promise. His wife and 2 daughters left him. He died. No one wanted his house, so now it was abandoned. Buying and selling silkworms, Hervé Jeancourt earned a sufficient amount every year to ensure for him and his wife those comforts which in the countryside people tend to consider luxuries. He took an unassuming pleasure in his possessions and the likely prospect of becoming truly wealthy left him completely indifferent. He was, besides, one of those men who like to witness their own life, considering any ambition to live it inappropriate. It should be noted that this man observed the fate the way most men are accustomed to observe a rainy day. Capitolo 5.
gliel'avessero chiesto, Hervé Jeancourt avrebbe risposto che la sua vita sarebbe continuata così per sempre. All'inizio degli anni 60, tuttavia, l'epidemia di pebrina, che aveva reso ormai inservibili le uova degli allevamenti europei, si diffuse oltre il mare, raggiungendo l'Africa e, secondo alcuni, perfino l'India. Hervé Jeancourt tornò dal suo abituale viaggio nel 1861, con una scorta di uova che si rivelò, due mesi dopo, quasi totalmente infetta. Per la Ville-Dieu, come per tante altre città che fondavano la propria ricchezza sulla produzione della seta, quell'anno sembrò rappresentare l'inizio della fine. La scienza si dimostrava incapace di comprendere le cause delle epidemie e tutto il mondo, fino nelle regioni più lontane, sembrava prigioniero di quel sortilegio senza spiegazioni. Quasi tutto il mondo, disse piano Balbabieu, quasi versando due dita di acqua nel suo pernò. Chapter 6. Balbabieu was the man who 20 years earlier had come to town, headed straight for the mayor's office, entered without being announced, placed on the desk a silk scarf the color of sunset, and asked him, "Do you know what this is?" "Women's stuff." "Wrong. Men's stuff. Money." The mayor had him thrown out. He built a silk mill down on the river, a barn for raising silkworms in the shelter of the woods, and a little church dedicated to Saint Agnes at the intersection of the road to Viviers. Balbabieu hired 30 workers, brought a mysterious wooden machine from Italy, all wheels and gears, and said nothing more for 7 months. Then he went back to the mayor and placed on his desk in an orderly fashion 30,000 francs in large bills. "Do you know what this is?" "Money." "Wrong. It's the profit. That you are an idiot." Then he picked up the bills, put them in his wallet and turned to leave. The mayor stopped him. "What the devil should I do?" "Nothing, and you will be the mayor of a wealthy town." 5 years later, La Ville-Dieu had 7 silk mills and had become one of the principal centres in Europe for breeding silkworms and making silk. It wasn't all Balbabieu's property. Other prominent men and landowners in the area had followed him in that curious entrepreneurial adventure. To each one, Balbabieu had revealed without hesitation the secrets of the work. This amused him much more than making piles of money, teaching and having secrets to tell. He was a man made like that. Capitolo 7. Balbabieu era anche l'uomo che 8 anni prima aveva cambiato la vita di Hervé Jeancourt. Erano i tempi in cui le prime epidemie avevano iniziato a intaccare la produzione europea di uova di bacco. Senza scomporsi, Balbabieu aveva studiato la situazione ed era giunto alla conclusione che il problema non andava risolto ma aggirato. Aveva un'idea, gli mancava l'uomo giusto. Si accorse di averlo trovato quando vide Hervé Jeancourt passare davanti al caffè di Verdun, elegante nella sua divisa da sottotenente di fanteria e fiero nella sua andatura di militare in licenza. Aveva 24 anni allora. Balbabieu lo invitò a casa sua, gli squadernò davanti un atlante pieno di nomi esotici e gli disse: "Congratulazioni, hai finalmente trovato un lavoro serio, ragazzo." Hervé Jeancourt stette a sentire tutta una storia che parlava di bachi, di uova, di piramidi e di viaggi in nave. Poi disse: "Non posso." "Perché?" "Fra 2 giorni mi finisce la licenza. Devo tornare a Parigi." "Carriera militare?" "Sì, così ha voluto mio padre." "Non è un problema." Prese Hervé Jeancourt e lo portò dal padre. "Sapete chi è questo?" gli chiese dopo essere entrato nel suo studio senza farsi annunciare. "Mio figlio."
guardate meglio. Il sindaco si lasciò andare contro lo schienale della sua poltrona in pelle, incominciando a sudare. Mio figlio Hervé, che fra due giorni tornerà a Parigi, dove lo attende una brillante carriera nel nostro esercito, se Dio e Sant'Agnese vorranno. Esatto, solo che Dio è occupato altrove e Sant'Agnese detesta i militari. Un mese dopo, Hervé Jeancourt partì per l'Egitto. Viaggiò su una nave che si chiamava Adèle. Nelle cabine arrivava l'odore di cucina, c'era un inglese che diceva di aver combattuto a Waterloo. La sera del terzo giorno videro dei delfini luccicare all'orizzonte, come onde ubriache. Alla roulette veniva fuori sempre il 16. Tornò due mesi dopo, la prima domenica di aprile, in tempo per la messa grande, con migliaia di uova tenute tra la bambagia in due grandi scatole di legno. Aveva un sacco di cose da raccontare, ma quel che gli disse Baldabieux, quando rimasero soli, fu: «Dimmi dei delfini». «Dei delfini? Di quando li hai visti?» Questo era Baldabieux. Nessuno sapeva quanti anni avesse.